Cari figlioli, ben ritrovati. Allora, oggi prendiamo il nostro Rino che abbiamo usato, abbiamo provato la volta precedente e ce ne andiamo un pochettino nelle zone impestate a centro mappa. Qui, appena finisce sto turbine, cerchiamo di trovare le pietre stellari, che se ho ben capito funziona un po' come nell'altra mappa. Se si gioca in single player bisogna stare all'interno di quel bioma per circa 30-40 minuti e poi finalmente dovrebbero essere droppate dal cielo. Ok, credo che qua ci reputi già all'interno del bioma, spero io. Vediamo un pochetto, dovremmo essere già dentro. Comunque sì, vabbè, addentriamoci ancora un po' sperando che non ci siano troppe creature cattive. C'ho anche questo. Dove sta? C'ho anche questo elmo che dovrebbe proteggermi dagli elementi esterni. Chi lo sa? Proviamo, proviamo. Qualcosa arriva già, eh. Qualcosa arriva. Ah, sono andati dritti dritti sullo schiavo. Bravi, così che vi voglio. Vai, Rino, vai. Qualcosina faccia. Schiavo, dai! Guarda, passeggia lui. Non colpisce. Oh my god. Bug su bug, però guardate, si sono bloccati anche loro. Mi sta capitando spesso da quando sto sul Rino. Vabbè. Se è così non ci lamentiamo. Proviamo a scendere, vediamo che succede se scendo. Fammi scendere, please. Ecco, appena scendo ripartono. Santi bug. Mira di cacca. Mira di cacca. Allora, thank you. Guardate, ci danno questo, l'instabile. Ok. Poi sangue di demone, onestamente ne ho già tanto. Anche ceneri grezze ne ho. Buttiamo via, buttiamo via. E va bene, io direi proviamo a stare qua. Dai, secondo me così va già bene. Non sembra che ci siano neanche troppi nemici. Come non detto. Vabbè, ne arrivano altri due. Schiava, dove stai? Ho perduto la schiava, dove sta? Eccola, brava, brava, vai. Minchia, quelli grossi addirittura. Ma... vabbè, che mira. Questi fanno abbastanza male, ma vanno giù abbastanza anche facilmente. Via. Mazza, che salto. Ok, dai. Buono. Allora, vediamo. Droppano sempre le stesse cose, eh. Ok. Bene. Dovrei stare all'incirca a 40 di questi instabili. In totale ne ho presi 40. Ne droppa solamente uno per ogni nemico. Quindi, vabbè. Qua, figlioli, stiamo dando mazzate su mazzate, eh. Mica si cazzeggia. Che se poi si focussano su di lei, io posso anche provare ad andare con il nostro Rino. Già morto? Dov'è? L'ho inglobato. Dove sta? Scusate. Ah, l'abbiamo ucciso. No. È diventato invisibile. Attenzione, un altro bug. Guarda, guarda, guarda questo che arriva di soppiatto. Così. Ok. Non mi danno tempo, però aspettate, guardate. Mangiati una di questa. Occhio. Porcaccia. Arrivano proprio di continuo, eh. Cioè, non c'è un attimo di tregua, una roba assurda. Vai, attacca. Magari è anche il caso che mi paro, che prenda anch'io qualcosina, sai com'è, mangiamo perlomeno. No, vabbè, guardate quante ne arrivano. Sono tantissime. Oh, è finita la tormenta, guardate. Guarda, è la prima volta che lo vedo così da vicino. Io mi sono imboscato sopra sta roccia perché comunque era impossibile riuscire a fronteggiare tutti quei nemici. E che magari non sia quello. Non sia quello inteso il metallo stellare, ma non credo, non mi è sembrato. Allora, sarò qui credo da buoni 15-20 minuti, quindi dovrò ancora aspettare un altri 15-20 minuti prima che ci sia la pioggia di asteroidi, credo.
Però, già che ci siamo, visto che io ho tre chiavi, magari andiamo a aprirci uno o due forzieri leggendari, così ci prendiamo qualche altra armetta leggendaria. Ho visto che sono disposti intorno alla grande, al grande fallo. No! No, 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 me le devi sprecare, stupida schiava, fammi scendere. Me le sta lanciando. No, non me le devi sprecare. Me le ha lanciate. No, dai, me la bruciate tutte. Ne avevo 16. Basta. Ah, eccole qua, eccole qua. Tacci tue. No, io le ho messe a lei perché pesavano troppo. Me ne ha bruciate 6. Non mi dire, che rabbia. Che ci metto una vita a farle. Non è che me lo usa anche il rinoceronte, no? Mannaggia le bestemmie. Me va mai bene una. Tutte missate, ok. Vediamo questo cos'è. Ah, buono, un po' di cibo. L'ho già preso? Va bene. Questo sì, grazie. Mangiamoci questo. Molto bene. Questo ci dà anche da bere. Ah, io c'ho anche il piccone malmesso. Va bene, lasciamo stare. Ce lo conserviamo per le pietre stellari. Allora, qua c'è sto fumo. Non so che cosa sia. Dovrebbero. Ah, già che qua c'è la corruzione. Devo fare velocemente. Eccolo qua, uno, vediamo. Leggendaria. Cacchio, che mi rompe. Ah, ma ci sparo con le frecce. Va bene, va bene. Poi vediamo. Altra leggendaria. Molto bene, via. Vediamo, qua c'è un altro. Forse anche questo è leggendario. No, questo no, è normale. E poi si può entrare qua dentro, ma io ho abbastanza paura. Purtroppo il nostro schiavo non è un granché. C'ho ancora una chiave, vediamo, vediamo. Leggendario, buono, buono, basta, non ne ho più. Allontaniamoci di qua. Sti scheletri sono tosti. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato i tetri che non mi fanno impazzire. Poi abbiamo trovato la solita asta da salto. Bonus agilità, poi lo scudo che ci serve perché ho notato che lei consuma lo scudo. Strano, gli scudi, le armature, le armi in generale solitamente non si usurano con gli schiavi. Invece lei, stranamente, mi ha consumato lo scudo. Vabbè, abbiamo quello di riserva. Oh, figlioli, io sono qui da 35-36 minuti circa. E ancora io di asteroidi non ne ho visto neanche uno. Che rottura di palle. 40 minuti di attesa e ancora niente di niente. Mannaccia. Guardate quante casse imboscate. Thank you. Oh, davvero tante casse. Ah, ah, occhio, schiava. Nel frattempo proviamo sti pugnali che mi ha droppato uno scheletro. Vediamo, ci ha dato colorante. No, non mi interessa questo buono, buono, buono. Ce lo teniamo noi. Non lo diamo alla schiava perché altrimenti ce li ciuccia tutti. Oh, vino di cactus, vediamo. Ci dà freddo? Ah, che sfiga. Che già qua fa abbastanza freddo. Butta via. Non so qua dov'è che ci siano le zone calde, onestamente. Nell'altra mappa c'è il vulcano. Qua invece, boh. Dai, steroidi, su, mi sto smarronando fino all'infinito. Ah, è vero che poi qua ci dovrebbe essere anche una discreta quantità di carbone, che onestamente no, non ho neanche visto. È di colore nero, magari si mimetizza molto bene. Però quasi quasi un po' di carbone ce lo possiamo anche prendere. Anche perché dove mi trovo io non ce n'è, pare essere la risorsa più rara del gioco. Qui abbiamo un po' di casse free, così, non c'è neanche un bossettino, niente, dammi queste. Cioè, ma da quella struttura lì è sempre uscito tutto quel fumo? Cavolo, non l'avevo notato le altre volte. Sì, finalmente, finalmente! Ammappate, un cropo mi uccide! Qua mi è cascato proprio. Beh, figlioli, sono 60 minuti esatti, un'ora di attesa, ormai non ci speravo nemmeno più. Oh, bene, allora andate lì. Prendiamoci le pozioni qua, le bombette a mano. Siamo appesantiti? Porcaccia. Allora, bombettina. Vediamo se la becco al primo colpo. Lancia la sfera, vai. Ok, dovrebbe farmela esplodere subito. Sì, molto bene. Molto bene.
Ne prendiamo 26 a 24, 26 a colpo, molto buono. Vediamo un pochettino, con una ce ne date 230. Ricordatevi che io c'ho sempre questa abilità che ci fa raccogliere il doppio delle risorse. Oddio, perché? Ah, mi sembrava di avere il piccone infuocato, vabbè. E allora siamo strapesantiti, porca miseria. Adesso ho problemi di spazio, buttiamo via questi. Toh, beccati questo, lingotto d'argento, ce lo teniamo noi, tanto pesa poco. Bene, 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 andiamo, guardate un'altra qui. Sì, è facile, molto più facile che dell'altra mappa. Però dopo un'ora di attesa, meno male. No, no, fuck! Guarda dove l'ho lanciata. Ma si può. Ok, buono. Che già la nostra schiava ce ne ha consumate 6, infama. Va bene, vediamo la prossima. Avete visto? Ci sono cadute proprio vicinissime. Abbiamo rischiato le palle di essere presi da una palla, ma di fatto abbiamo rischiato anche le palle. Là sotto ce n'è un'altra. Vediamo se ci sono dei cattivoni. Ho fatto abbastanza stragi qua sotto, eh. Però tendono a respawnare in una maniera assurda. Allora, vai. Vediamo di non... Che è? Di non sbagliare mira. Qua c'è... Abbiamo tanto freddo? Ah no, c'ho sete. Vediamo, vai. Buono, beviamo. Che se no si muore qua, se non si beve subito. Ok, io direi facciamoci l'ultima, perché poi veramente non riesco più a portarmi niente, a meno che non butti via qualcos'altro, che potrebbe anche essere un'idea. Yeah. Yeah. No, siamo carichissimi, siamo carichissimi. Schiavo, aiutami. Vediamo se possiamo dare qualcosa allo schiavo, gli togliamo la carne e toh, facciamo così, va. Queste pesano 6, questa pesa 13, facciamo cambio. Toh. Pozioni pesa 8, eh. Portiamoci questo, così possiamo trasportare un po' di più, decisamente di più, buono. Ma magari ancora una ci riusciamo. Vediamo un pochettino verso l'esterno se c'è ancora qualcosina. Andiamo fuori. Vediamo se cadono solo all'interno o anche fuori, perché comunque i meteoriti li ho visti uscire anche fuori, essere sincero. Vai, sprinta per quel che puoi sprintare, Rino. Allora, vediamo un pochettino. Qui non c'è una mazza, no. Qua ci dovrebbe essere il verde, il prato verde, si notano anche magari più facilmente che lì dentro, che è tutto nero. Qua niente. No, pare che cadano solamente lì dentro, allora. Lì sopra vedo fumare, guardate, davanti a noi vicino a quel pilastro vedo del fumo. Dove cacchio mi è caduto? Sulla struttura, ma dai! Ah no, di fianco, sì, ce n'è uno sopra la struttura e uno di fianco alla struttura. Pazzesco. Cadono proprio in maniera così, random, casuale, guardate che roba. Schiava, c'ho un esercito qua di... una famiglia intera di ragni. C'è anche una cassetta qua. Ah. Vai, vai, schiava, che cacchio fai? Ah. Allora, 5. E ci lanciamo. Bene, via. E sarà l'ultimo questo, eh. Vediamo un pochettino se ce la facciamo a raccogliere tutti. Sì, dai. Ce l'abbiamo fatta, poi quello lassù forse si è anche buggato, va a sapere, perché mi capitava altre volte nell'altra mappa che non riuscivo a prenderlo quando cadevano vicino alle strutture così. Bene, io sono soddisfatto, ritornerei alla basetta. Rino, scendi, please. Bene, 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 siamo ritornati alla base, allora sbattiamo tutto dentro, come direbbe Rocco, giustamente. Ancora questi, benissimo, mettiamoci anche questi, già che ci siamo. Allora, come si fa già? Non mi ricordo, forse ci va lo zolfo, non ricordo più. Vediamo un pochettino, prendiamo 500 di zolfo, glieli sbattiamo qua. Sì, ok, quindi ci va lo zolfo, poi se non sbaglio anche il ghiaccio nero, ok. E trasformiamo tutto in lingotti. Tutti questi solamente 400? Ah no, perché ci manca il ghiaccio nero. Ma 400 sono già una marea. Ma aspetta, ci sono anche altri 200 qua con lei.
Bene, bene. Allora, ahimè, non ho i punti per sbloccare le varie cose in metallo stellare. Peccato, io solitamente utilizzo questo scudo qui insieme a quest'ascia qui, che secondo me sono un'ottima combinazione. Mentre questi potrei, c'ho 8 punti, questa costa 6, questa non mi interessa onestamente. Però mi posso già fare il piccone. Buono, buono, piccone. Così la prossima volta raccogliamo anche più pietra stellare. Poi ascia di metallo. Che poi volendoci potrei anche tornare quasi quasi. Ma sì, dai. Vabbè, ecco qui i nostri primi lingotti di metallo stellare. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Ciao a tutti!